Bene. L'ego è fondamentalmente lamentele, pretese e accuse. Che cosa pretende l'ego? Che la realtà sia a modo suo, a modo mio, a modo mio. Se non lo è così, non gli va giù. Il metamodello 2 è uno strumento linguistico diverso dal metamodello 1, che in PNL è un modo di utilizzare il linguaggio per chiarificare le cose, per pulire, no? Gli oggetti del discorso, i punti di riferimento su cui poggia il discorso. Noi spesso parliamo in modo confuso, il metamodello 1 serve a togliere confusione, a creare chiarezza. Il metamodello 2 invece, aiutato dal metamodello 1 che fa sempre bene, serve a un altro scopo. Serve allo scopo di garantire che il linguaggio venga usato per che cosa? Per passare da qui a qui. Perché gran parte del linguaggio che utilizziamo è linguaggio egoico. Allora il metamodello 2 parte dal presupposto che tutti i problemi umani, ma proprio tutti senza eccezione, derivano da una sola cosa. Dall'osservare la realtà a partire da qui. Questa è l'epistemologia 1, quella che impariamo in gran parte dalla famiglia, nella scuola, dai nostri traumi, all'università viene rinforzata e poi nel mondo del lavoro. Questa è l'epistemologia che genera rapporti umani in parte tossici. Questa è l'epistemologia 2, cioè il modo di conoscere che riesce a ripulire i rapporti dal veleno, cioè a creare contesti di amore. Siccome l'amore è l'unica forma di guarigione che conosciamo, questo linguaggio è il modo di utilizzare la lingua per facilitare il passaggio dalla visione egoica, appropriativa, bellica, a una visione animica basata sulla connessione e sull'amore, che è quello che tutti gli esseri umani vogliono. Quindi è uno strumento al servizio dell'umanità dentro l'uomo. Okay? È chiaro fin qua?